Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui per darvi questa brutta notizia. Non saprei come darla. Buongiorno ragazzi, come avrete capito già dal titolo di questo video, dobbiamo darvi una brutta notizia. Oggi non siamo più sulla nostra con elettrica, ma siamo su una macchina diesel. Ebbene sì, siamo tornati sulla macchina diesel e vi spiegheremo poi i motivi. E per ancora chi non ci conoscesse, noi siamo Steffi Enner, e Steffi, io sono Enner, e sul nostro canale YouTube abbiamo sempre portato le nostre esperienze, quindi anche giri in moto, in bici e passeggiate in montagna, oltre che ai viaggi in elettrico. Se siamo sempre stati sostenitori della mobilità elettrica, se qualcuno fosse interessato, potete andare a vedere le nostre playlist, dove abbiamo inserito il nostro viaggio di 2 estati fa da Mantova a Capo Nord, quindi abbiamo fatto ben 11.000 km in circa 3 settimane con la Kona elettrica. E anche l'estate scorsa abbiamo portato sempre sul canale un'altra playlist dove siamo andati fino in Islanda e abbiamo fatto circa 8.000 km, sempre poco più di 3 settimane, direi, circa 3 settimane. Quindi comunque anche se non riusciremo più a portare sul nostro canale video inerenti alla mobilità elettrica, comunque il canale rimarrà attivo per le nostre esperienze. E ora veniamo ai motivi per cui siamo tornati all'autocombustione. A malincuore, perché comunque l'auto elettrica è un'auto fantastica, silenziosa, ci ha regalato tante emozioni, però purtroppo le spese non sono più sostenibili. Innanzitutto è stata più una decisione mia perché Stefi non era del parere di questa decisione. Però purtroppo qui in zona di colonnine ne abbiamo veramente poche, se non per dire che a breve distanza non ne abbiamo. Sì, beh, ma noi carichiamo sempre a casa in garage. Sì, ok, vabbè, carichiamo in garage, però l'energia elettrica è aumentata veramente tanto, per cui il costo è importante e non è più conveniente. Sì, ma alla fine quando carichiamo a casa di giorno c'è il fotovoltaico. Il fotovoltaico ci aiuta sicuramente tanto, però c'è anche da considerare una cosa, che dobbiamo considerare anche la manutenzione dell'auto, ad esempio. Oh, è anche vero che l'ultimo tagliando non è che abbiamo speso tantissimo. Sì, non abbiamo speso tantissimo, però poi dopo c'è il bollo, l'assicurazione. Ma noi siamo esenti dal bollo. Almeno in Lombardia non si paga. Ah, poi mi sono dimenticato forse la cosa più importante, che oggi è il 1º d'aprile, quindi il 1º d'aprile È un pesce d'aprile, è un pesce ragazzi! d'aprile. Stavamo scherzando. Noi continueremo a viaggiare in elettrico, siamo entusiasti di questo tipo di mobilità e lo sosteniamo alla grande con i nostri viaggi, con le nostre esperienze che vi raccontiamo qui su YouTube. Quindi tutto quello che abbiamo detto non è Non è assolutamente assolutamente vero. vero, no. Viaggiare in elettrico conviene e non conviene tornare al diesel, almeno per Assolutamente. noi in questo momento non conviene. Quindi ragazzi, continuate a seguirci. Chi ha visto questo video e non è iscritto, iscrivetevi e seguiteci perché ve ne racconteremo delle belle. Ovviamente stiamo già pensando al nostro prossimo viaggio, quindi ormai siamo in aprile. Come sapete, in agosto, durante le nostre ferie, vi raccontiamo i nostri viaggi elettrici, quindi rimanete sempre sintonizzati su questo canale. Supportateci e con l'iscrizione ci date modo anche di essere più entusiasti di quello che facciamo. Anche i vostri like e i vostri commenti sono veramente preziosi, ci fanno capire quanto vi piace quello che raccontiamo, insomma. Sono graditi. Sono molto graditi, sì. Con questo. Con questo cosa facciamo? Vi salutiamo come sempre, ovviamente vi diamo appuntamento ai prossimi video e mi raccomando, chi volesse incontrarci, noi saremo il 16 di aprile a Cervia al raduno elettrico organizzato da Greenergy. Ci vediamo a Cervia e ai prossimi video. Ciao! Ciao! Comunque questo è stato un bel pesce d'aprile.